Amici trader, buongiorno e benvenuti al nostro quotidiano appuntamento con i mercati. Quest'oggi, come analisi per Trading Floor, vedremo gli indici, quindi FTSE MIB, DAX ed Eurostox 50. Apertura in linea con la chiusura della seduta di venerdì per il FTSE MIB, che comunque mantiene una certa forza nel suo andamento. Infatti l'indice, il tricolore italiano, dopo aver rimbalzato sulla trend line rialzista di medio-lungo periodo, ovvero quella descritta dai minimi del 18 aprile del 2017 e 19 ottobre del 2017, ha ripreso al rialzo. Vediamo che anche gli oscillatori mantengono una buona intonazione per l'indice, in particolare l'ADV, che misura quelli che sono le rialzi e ribassi dei titoli dell'indice, ha segnato nuovi massimi e si mantiene su nuovi massimi. RSI è andato in ipercomprato, il che comunque vuol dire che il movimento ha avuto una certa spinta. Adesso vedremo se ci sarà una fase di assestamento oppure continuerà a salire. Certo, venerdì abbiamo visto che l'indice è arrivato alla resistenza statica di 23.861 punti, si è arrestato, quindi poco prima di arrivare ai 24.000 punti. In quest'ottica dunque è possibile o una correzione, diciamo una breve, una veloce correzione fino alla ex trend line rialzista che abbiamo detto, o al supporto statico dei 23.340 punti prima di magari ripartire, oppure una ripresa dei corsi verso 24.000 punti. In ogni caso, diciamo, le resistenze più importanti sono quelle allocate a 24.000-24.157 punti, supporti invece, come abbiamo detto, a 23.343 punti e 23.120 punti. Scopri il certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Il DAX oggi apre stabile sulla chiusura di venerdì scorso e quindi praticamente si mantiene sulla resistenza statica intorno ai 13.425 punti. Interessante comunque è stato il movimento di venerdì, che ha ridato un po' di volatilità, un po' di movimento, di dinamicità all'indice tedesco dopo una fase, diciamo, di stabilizzazione intorno al supporto statico fondamentale dei 13.206 punti. A questo punto, diciamo, ci sarà da vedere se l'indice avrà la forza di rompere questo livello per quindi proseguire verso i massimi raggiunti a novembre dello scorso anno. Vediamo che mentre la D-Line, diciamo, non dà segnali di particolare forza per il momento, RSI, dopo aver rotto la trend line ribassista, ha pullbackato sul proprio livello dei 50, quindi il valore intermedio, per poi ripartire al rialzo. Questo comunque è un'indicazione di dinamicità, di forza del movimento. Vedremo appunto in settimana come proseguiranno i corsi. In ogni caso, le prime resistenze sono quelle collocate a 13.500 punti, 13.525 punti, mentre al ribasso i supporti rimangono quelli dei 13.339 punti e poi quello importantissimo collocato a 13.206 punti. Scopri cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Anche l'Eurostox 50 apre sostanzialmente in linea con la chiusura di venerdì. Da notare che anche l'indice tedesco venerdì scorso ha mostrato un po' più di forza e volatilità e quindi è ripartito dal supporto statico dei 3600 punti lungo la trend line rialzista di breve periodo, ovvero quella descritta dai minimi di, diciamo, del 2 di gennaio e poi del 18 di gennaio. Anche in questo caso quindi un recupero di forza che, come mostra l'RSI, vedremo poi oggettivamente dove porterà questo movimento. Comunque le prime resistenze sono quelle allocate a 3670-3700 punti, mentre se dovesse essere rotta questa trend line rialzista di breve periodo, allora a quel punto avremo i supporti a 3622 e 3600 punti. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.